Una delle cose indubbiamente più affascinanti nei racconti di Edgar Allan Poe è l'incredibile brevità di alcuni dei suoi racconti brevi. Era uno scrittore spesso ossessionato da una sola singola idea. La isolava da tutto il resto e la mescolava alle sue manie e paure, permettendo al lettore di esplorare i suoi buchi neri. Bene, adesso è venuto il momento di tentare di riempire quei buchi neri. Andiamo ad attraversare uno dei tanti ingressi del suo strano mondo. Buongiorno, signori. Posso aiutarvi? Polizia, signore. Sono il sergente Barton e questo è l'agente Adams. Buongiorno. Siamo qui in seguito ad una denuncia. Una denuncia? Sul serio? Allora, entrate pure. Da questa parte, venite. Sedetevi, prego. Grazie. Allora, stavate dicendo qualcosa su una denuncia? Sì. Dei vicini hanno detto di aver sentito delle urla che provenivano da qui. Avete qualche idea di cosa possa essere successo? Beh, di qualsiasi cosa si tratti, è accaduta a mezzanotte. Ah. In questo caso, allora temo che i miei vicini abbiano ragione. Ah, sta dicendo, signore, che lei ammette che qualcuno ha urlato? Oh, sì. Per il semplice fatto che la persona che urlava ero io. Ah. Lei, signore? Esattamente. Vede, io soffro di incubi e quando lei ha parlato dell'ora, mezzanotte, improvvisamente mi sono ricordato che mi sono svegliato a quell'ora e ho urlato così forte da svegliare i morti. Dopo ho realizzato che non bisognava scherzare su questa cosa. Lei è proprio sicuro di quello che sta dicendo? Sì, lo sono assolutamente. E poi qui nessuno avrebbe potuto sentirmi perché il vecchio ora non c'è. Il vecchio? Sì, il proprietario, il signor Roberts, il signor Joseph Roberts. Io sono solo un inquilino qui. Bene, ecco qua. Non è molto, ma economica. Quanto viene? Così va bene. Oh, va tutto bene, signore? Eccomi. Sì, grazie. È una stanza molto comoda, davvero. Una bella casa, una bella stanza, un uomo gradevole. Tranne che per quell'occhio orrendo. E anche una bellissima ragazza, invalida, pallida, ma anche attraente. E cosa c'entrava lei con il vecchio? Era tutto molto interessante. Ma quell'occhio sembrava trasformare tutto questo in qualcosa di diabolico. Ditemi, signori, cosa posso offrirvi? Stavo per preparare il caffè. Gentile da parte sua. Io ne prendo volentieri una tazza. Molto bene, vengo subito. Sembra non ci sia nient'altro da chiedere. Sì, forse. Sai una cosa? Ho già visto quel giovanotto da qualche parte. Se certo ora ricordo. Lavora in banca, con il vecchio Henshaw. Oh, sì?
Ah, buongiorno, signor Roberts. Sei davvero un grande aiuto in casa, Tom. Oh, grazie, signore. È un piacere. Se sei così bravo e diligente anche in banca, sicuramente avrai molto presto una promozione. Ah, è molto gentile da parte sua dire questo, signore. Sa, ci sono volte in cui mi chiedo se il mio capo si sia accorto che lavoro lì. Oh, il signor Henshaw è intelligente. Non passerà molto tempo prima che si accorga di te. Un po' come ho fatto io, Tom. Certo, sì. Avanti. Oh, salve, non mi aspettavo. Cosa? Un nuovo aiutante? Beh, eccomi qua, al suo servizio, signorina. Che succede? Posso aiutarla? Ecco. Aspetti. Grazie. Scusi, è successo qualcosa, nonno Joe? Oh, no. Assolutamente. Beh, a parte il suo occhio, che è così... Il suo occhio. Ha ragione, ma io ormai non me ne accorgo più. Sono sorpresa che le abbia chiesto di... No, io mi sono offerto di portare il suo vassoio. Faccio qualsiasi cosa pur di aiutarvi qui. L'ho vista lavorare in giardino. Sul serio? Bene, bene. Non ci siamo ancora presentati, vero? Il mio nome è Louise. Louise Chesterton. E lei è? Tom. Ed ha anche un cognome? Ecco, Tom basterà per adesso. Aspetti, le ho anche portato la cena, ecco qua. La prendo dopo. In questi giorni non ho molto appetito né per il cibo, né per la vita. È certa che io non possa fare niente per aiutarla? È gentile, ma non c'è niente da fare. Spero non la stia stancando. Ha bisogno di riposare molto. No, ecco, io cercavo. Adesso ce ne andiamo, Tom. Povera bambina mia, riposati ora. Tornerò più tardi. Beh, cosa ti prendo adesso? Perché mi fissi in quel modo? Mi dispiace, io non mi sono accorto che... Ecco... Invece me ne rendevo conto. Sembrava che quell'occhio malvagio imponesse il suo volere a tutto ciò che lo circondava. Era come se esplorasse la mia anima scoprendo i misteri del cuore, distruggendo i miei più intimi segreti. Il dolore che sentivo quando mi osservava era come il dolore crudele di quella povera ragazza al piano di sopra, la cui vita si ritirava giorno dopo giorno, di minuto in minuto.
Oh, grazie, signore. Incubi, eh? Bene, questo allora spiegherebbe ogni cosa. Comunque sia, il signor Roberts ha detto quando sarebbe tornato? No, non me l'ha detto, sa, era davvero molto, molto triste. E come mai? Beh, sua nipote è morta la settimana scorsa, l'avrete sicuramente sentito. Sì, la giovane Louise Chesterton, una ragazza molto giovane, vero? Molto giovane. E molto bella anche. Che cosa triste. C'è qualcuno? Come si sente con questa bella giornata? Bene, grazie. Molto meglio di quanto mi aspettassi, direi. Tu hai un'aria decisamente molto felice. Beh, sì, cerco di vedere la parte bella delle cose. Almeno è aperto. Sì, l'occhio è aperto. E questa volta di sicuro non mi farò comandare. Quale Dio può accettare una cosa del genere? Nessuno potrebbe. Eppure eccolo qui. E questo significa... Che c'è? Cosa c'è lì? Chi è? Chi sei? Sei tu, Tom? Che ti succede, ragazzo? Non riesci a dormire, eh? Non riesci a dormire, Tom? Eh? Cosa c'è? Che fai? Ah, Tom, complimenti. Sei stato davvero bravissimo. Così intelligente. E così... imprevedibile. Quello stupido vecchio non ha mai sospettato, mai, nemmeno per un momento, che io avessi un piano. Prima di ucciderlo, non mi ero mai reso conto di quanto lo volessi morto. Non mi riferisco al vecchio, ovviamente.
ma all'occhio. E adesso sappi, mostro. Offuscato per sempre. Sprofonderai nell'abisso dell'inferno. Con tutta la tua cattiveria. E con tutto il male che hai visto. E non potrai mai condividerlo con nessuno. Ah, se solo quegli stupidi dottori dell'ospedale potessero vedermi adesso. Non ci sono tracce di follia qui, signori. Solo il più intelligente ed abile piano che si possa immaginare. E non ho mai lasciato cadere la maschera. Oh no, mai. Così sono entrato con un sorriso nei loro cuori così ingenui. Alcuni istanti ancora e non ci sarà più niente da vedere. Il dottor Fletcher mi diceva sempre come buttare fuori il demonio. Ecco, è finita. A questo punto, l'incubo è per sempre finito. Che brutta fine per la povera giovane Chesterton. L'autopsia dice che la morte è avvenuta per soffocamento. Sì, terribile. Terribile. E lei, signore? Da dove viene, mi dica? Io vengo... da un paesino nord-ovest rispetto a qui. Non credo che lei lo conosca, davvero. Il suo nome è Tom, vero? Sa, ho sentito che il vecchio Henshaw parlava con lei in banca, ma... ora non ricordo il suo cognome. Non ha importanza. Io ho solo bisogno di un posto piccolo, di un po' di silenzio, di un po' di pace. Il silenzio è importante, non è vero? È così. Silenzio! Non lo sentite? Dovreste riuscire a sentirlo. È l'occhio. Sì, capite? Io l'ho ucciso, ma è ancora vivo. Smettila! Ti fermerò! Ti fermerò adesso! Ti prenderò e ti fermerò! Ah sì, ora ti ho preso. Adesso ti ho preso e ti ucciderò. Forse il peggiore aspetto degli incubi è che ci fanno confrontare con cose che noi non desideriamo affrontare, ma Edgar Allan Poe è andato oltre, facendo superare la linea di confine ai suoi incubi, portandoli nella realtà. E così l'unico conforto che egli potesse trovare era quello di legare strettamente all'infinito le sue ossessioni, alle sue storie e a chi le legge. Ritornando alla nostra storia, immaginiamo che ci sia una frase che avrebbe reso, senza dubbio, Tom ancora più folle. Pensate se gli avessero detto: Tom, io ti tengo d'occhio. Buonanotte e buon riposo.